Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo, per Nemo dice cose. Andiamo a fare un rapido excursus, un'analisi delle missioni secondarie utilizzate in maniera tattica, perché queste missioni secondarie utilizzate con la pescata casuale sembrano essere un problema, o comunque viene percepito come estremamente casuale il sistema. Sistema che in realtà può essere controllato in diverse maniere, scartando all'inizio della fase comando, alla fine del turno, le missioni secondarie. Questo video sostanzialmente vuole essere una guida per tutti quei giocatori che hanno difficoltà all'approccio con questo sistema. Sistema che comunque, vi dico da subito, tendenzialmente vi permette di portare a casa molti più punti vittoria rispetto al sistema a missioni secondarie fisse, o mediamente più punti vittoria. Giustamente dovete sapere che cosa state facendo. Andiamo a vedere subito questo piccolo schema che ho preparato. Dividerò le missioni secondarie in 5 categorie: quelle che vengono effettuate nella Terra di Nessuno, che probabilmente sono la stragrande maggioranza, quelle che vengono portate a termine nella zona di schieramento del nemico, quelle che possiamo portare a termine nella nostra zona di schieramento, le missioni secondarie a danno, ovvero quelle che interagiscono con i pezzi del nemico, dobbiamo distruggere qualche cosa di specifico per poter fare quei punti, e le missioni secondarie di controllo campo, ovvero quelle che dipendono sostanzialmente solo dal posizionamento di determinati pezzi all'interno del campo di gioco. Perché ho fatto questa differenziazione? Perché sostanzialmente, se noi sappiamo che abbiamo portato a termine o scartato un determinato numero o un determinato tipo, per essere più precisi, di missioni secondarie, sappiamo poi che nelle eventuali pescate successive ci possiamo aspettare, diciamo, con più probabilità un tipo rispetto a un altro di missioni secondarie. Iniziamo subito, iniziando con la missione secondaria catturare l'avamposto nemico. Allora, dove si trova? Dove si trova? Non lo trovo, me lo sono perso. Eccolo qui. Catturare l'avamposto nemico. Chiaramente questo viene effettuato nello schieramento dell'avversario. Questa è una secondaria molto buona perché ci permette di fare 8 punti vittoria. Se la peschiamo nel primo turno, scartatela senza problemi. Ah, piccola parentesi. Se nei turni vi si presenta la possibilità di scartare in qualche maniera le missioni, nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo il 90% dei casi, scartate sempre le missioni secondarie, perché per tutta una serie di motivi non sappiamo poi il nostro avversario che cosa dovrà portare a termine, non sappiamo come si muoverà, non sappiamo su quali obiettivi andrà, non sappiamo quale danni ci causerà. È sempre meglio scartare delle missioni che non riusciamo a fare nell'immediato, così da poter ciclare il mazzo delle missioni, avere eventualmente più opportunità o possibilità migliori di pescare delle missioni secondarie un po' più fattibili. Questa è una regola generale assolutamente vera. Nella stragrande maggioranza dei casi, come vi dicevo, scartate sempre subito quello che non riuscite a portare a termine. È molto difficile, ben difficile, che vi convenga tenerlo. Facciamo subito l'esempio con questo catturare avamposto nemico. Nel primo turno è veramente quasi impossibile farlo. Se per qualsiasi motivo voi decidete di tenerlo nel turno successivo, probabilmente il vostro avversario si bunkera sul suo segnalino obiettivo e voi non lo fate mai, e non solo avete perso il primo turno in termini di punteggi potenziali che potevate fare, perdete anche i turni successivi fino a che non vi accorgete che avete fatto un'enorme scemenza. Quindi attenzione a questa missione secondaria molto buona, ma veramente estemporanea. Se avete la possibilità, fatela. Se non avete la possibilità di farla immediatamente, scartatela senza colpo ferire. Nessun prigioniero. Nessun prigioniero è chiaramente una di quelle missioni a danno, perché dobbiamo banalmente distruggere delle unità al nemico. Per ogni unità distrutta in questa maniera facciamo 2 punti per un massimo di 5 punti.
Anche qui non vi preoccupate se non riuscite a massimizzare i punti potenziali che vi offre la missione secondaria, semplicemente portatela a termine. L'unica discriminante vera, a meno che non vi troviate nei turni, diciamo, finali della partita, avete già ben chiaro il punteggio potenziale che potete portare a casa, cercate sempre di fare le missioni secondarie anche se vi portano pochi punti. Eventualmente l'unica altra discriminante è scartatele senza colpo ferire laddove avete un ragionevole dubbio di poter fare anche un solo punto. Se la missione secondaria all'interno del turno non vi fa fare alcun punto, scartatela senza problemi. Anche qui alla fine del turno, se vi trovate con una missione secondaria in mano per qualsiasi motivo, non siete riusciti a portare i danni, non siete riusciti a posizionarvi su determinati bersagli sul campo di battaglia, scartatele perché è un'indicazione per il vostro avversario su cosa volete fare nei turni successivi e lui potrebbe agire a quel punto in maniera molto più efficace, distruggendo le unità che eventualmente si trovano in prossimità o con le possibilità di poter fare quelle determinate missioni secondarie, tale per cui probabilmente anche nei turni successivi non riuscite a fare quelle missioni. Andiamo poi con indagare sui segnali, missione molto strana. Questa missione secondaria andiamo a vedere, eccola qui. Sostanzialmente dobbiamo scegliere una o più unità della nostra armata non traumatizzate e eleggibili a sparare. Da quel punto in poi non saranno più eleggibili né a sparare né a dichiarare una carica. Se alla fine del turno queste specifiche unità si trovano completamente entro 9 da uno degli angoli del campo di battaglia, facciamo 2 punti vittoria per ogni angolo in cui sostanzialmente siamo riusciti a fare questa, tra virgolette, azione, fino chiaramente a un massimo di 8, visto che il campo ha 4 angoli. Anche qui non vi preoccupate se non avete a disposizione molti punti potenziali da poterli fare. È chiaro che se avete molte unità molto veloci, sarà più semplice portare a termine questa missione secondaria con un ottimo punteggio. Non vi preoccupate diversamente se avete problemi a farne un punteggio enorme o dovete rinunciare magari alla fase di danno di una determinata unità, tale per cui vi pregiudica poi magari il controllo campo, la parte attiva all'interno del gioco. In questo caso anche 2 soli punti, un solo angolo vanno più che bene. Non c'è problema da questo punto di vista. Abbiamo poi negare l'area. Allora, negare l'area, vediamo dove si trova. Eccola qui. Negare l'area ci dice, andiamo a leggerla. Area denial. Allora, alla fine del tuo turno, se una o più unità della tua armata, escluse quelle traumatizzate, si trovano interamente entro 6 pollici al centro del campo di battaglia e nessuna unità nemica si trova entro 6 pollici dal centro del campo di battaglia, otteniamo 5 punti vittoria. Diversamente, se noi siamo entro 6 pollici dal centro del campo di battaglia e il nemico non è entro 3 pollici dal centro del campo di battaglia, facciamo invece 3 punti vittoria. Questa qui è una di quelle missioni che dobbiamo fare sostanzialmente sul campo di battaglia, la possiamo categorizzare sia come terra di nessuno che controllo campo. Nella sua funzione, visto che nella stragrande maggioranza dei casi al centro del campo di battaglia troveremo quasi sempre anche dei segnalini obiettivo, la voglio mettere fra quelle della metà campo, ok? È una missione molto importante perché con una certa semplicità ci permette di fare anche qui 5 o 3 punti vittoria. Schierare i fari di teletrasporto, questa qui è decisamente più complessa. Questa qui ci dice che nella fase di tiro, anche qui, per unità non traumatizzate, l'andiamo a vedere e si trova fra quelle fisse addirittura. Ok, questa ci dice che nella fase di tiro scegliamo un'unità idonea a sparare e non traumatizzata. Come al solito, poi non sarà idonea a sparare o a dichiarare una carica fino alla fine del turno.
Se quell'unità si trova nella zona di schieramento dell'avversario o entro 6 pollici dal centro del campo di battaglia, schiereremo un faro di teletrasporto. In quel caso porteremo a casa 3 o 5 punti vittoria, nel caso del centro, eventualmente nel caso della zona di schieramento dell'avversario. Questa anche è una secondaria, diciamo, di controllo campo vero e proprio. È molto diversa da negare l'area perché funziona sia nella zona di schieramento dell'avversario che nella terra di nessuno, quindi è semplicemente posizionale. Anche qui, se avete la possibilità nel primo turno di andare al centro del campo di battaglia e farla subito, questi 3 punti vittoria sono benedetti. Nel proseguo della partita, diciamo nei turni avanzati di gioco, dal secondo in poi, se riuscite eventualmente ad avere un'unità che può permettersi di non fare niente durante il turno all'interno della zona di schieramento dell'avversario, è chiaramente molto molto meglio. È una di quelle secondarie, diciamo, abbastanza duttili da poter essere utilizzate poi in diverse maniere, in diverse situazioni, in base al turno in cui peschiamo la carta. Dietro le linee nemiche, molto simile nella funzione ma decisamente diversa, viene fatta, eccola qui, viene fatta completamente all'interno della zona di schieramento. Dobbiamo avere una o due unità completamente nella zona di schieramento del nostro avversario, esclusi chiaramente gli aeromobili, diciamo gli aerei. In questo caso, anche qui, se la pescate di primo turno, scartatela senza colpo ferire. Diversamente, appena riuscite a farla, anche qui, anche da un solo, con una sola unità, quindi da soli 3 punti, portate a casa i punti e non vi preoccupate del proseguo della partita. In questo caso, diciamo che se sapete che avete ancora questo tipo di missione all'interno del vostro mazzo di secondarie che ancora non avete pescato, tenetene conto e quindi giocate in maniera un po' più aggressiva, spingetevi nella zona di schieramento del vostro avversario. Attaccare su tutti i fronti, questa è una classica missione molto simile a come era la precedente, leggermente più semplice perché dobbiamo trovarci a più di 3 pollici dagli altri quarti del campo di battaglia. In questo caso faremo 3 punti vittoria o 5 punti vittoria in base al fatto che abbiamo unità all'interno di 3 o addirittura 4 quarti del campo di battaglia. Anche qui, se avete uno schieramento sfavorevole e quindi gli schieramenti diciamo più quadrati, ovvero Dawn of War e Hammer and Anvil, pensate al fatto che probabilmente vi conviene scartare la missione secondaria senza troppi problemi. In tutti gli altri schieramenti avete comunque abbastanza a portata di mano il fatto di poter portare le unità in almeno 3 dei 4 quarti del campo di battaglia, quindi in quel caso tenetela anche se fosse il primo turno perché è abbastanza semplice, è posizionale, non dipende dal vostro avversario. Ci fate almeno 3 punti di vittoria che non sono affatto male, eventualmente 5 se riuscite ad avere un'unità che può spingersi dal centro nella zona di schieramento del nostro avversario, nel quarto tendenzialmente controllato dal nostro avversario. In quel caso valutate se spingervi subito in quella direzione o portarvi a casa in sicurezza questi 3 punti vittoria e buonanotte così. Assassinio. Assassinio è un'altra missione da danno, in questo caso molto duttile perché ci permette di fare punti sia che riusciamo a distruggere personaggi al nemico e facciamo 5 punti vittoria, sia che nel corso della battaglia abbiamo già distrutto tutti i personaggi al nostro avversario e quindi facciamo comunque 5 punti vittoria. È caso chiaramente anche qui se peschiamo questa missione secondaria all'inizio della partita sarà un po' più difficile, soprattutto al primo turno. Se la peschiamo nei turni inoltrati, probabilmente è una missione molto più semplice da fare o addirittura una missione già completata non appena riusciamo a pescarla.
come logica generale di gioco, se vedete le missioni secondarie, se vedete dove si vanno a posizionare all'interno di questo schema, il tipo di gioco è diventato molto più aggressivo rispetto a prima. Quindi se siete dei giocatori un po' più difensivi, dei giocatori un po' più attendisti, cercate di forzarvi un po' la mano, perché con questo sistema di gioco, con questo sistema di missioni secondarie, sicuramente non andrete da nessuna parte, o eventualmente vi troverete poi in difficoltà a cercare di portare a termine queste missioni secondarie, perché vi spingono proprio ad avere un ruolo attivo all'interno del campo di battaglia. Non è sicuramente per i giocatori conservativi. Forza Soverchiante ci permette di fare dei punti vittoria distruggendo delle unità dell'avversario sugli obiettivi all'interno del campo di battaglia. Anche questa qui è una missione a danno, anche questa qui è una di quelle missioni che se partite per primi e la pescate nella prima fase comando, la dovete scartare assolutamente, perché difficilmente riuscirete ad andare a colpire e a distruggere, a meno di non avere anche qui aerei, unità imponenti o artiglieria a tiro indiretto, le unità del nemico sugli obiettivi. E anche qui nel caso sarà difficile poi fare abbastanza punti vittoria, quindi in questo caso attenzione soprattutto nei turni in cui pescate questa particolare missione. Molto simile, anche se si tratta di una missione in cui dobbiamo fare delle azioni, è ripulire. In realtà diciamo che è categorizzabile di più come una missione nella terra di nessuno, anche se poi in realtà è leggiamo con attenzione che cosa dice Clint's. Allora, come al solito la facciamo con unità che non saranno poi eleggibili per sparare o caricare. La possiamo fare su un qualsiasi segnalino obiettivo tranne quello nella nostra zona di schieramento. Ok, non mi ricordavo male. Quindi la mettiamo fra quelle nella terra di nessuno, anche se tecnicamente è possibile farlo anche sull'obiettivo della zona di schieramento del nemico, ok? Quindi ve la piazzo qui semplicemente per un colpo d'occhio, per capire come viene fatta. In questo caso, se riusciamo a portare a termine l'azione su un segnalino obiettivo, faremo 3 punti vittoria, 5 punti vittoria se lo facciamo su 2 o più segnalini obiettivo. In questo caso chiaramente 2 saranno più che sufficienti, basta avere la sicurezza di riuscire a portare a termine questa missione. Attenzione, perché le unità non devono essere traumatizzate, quindi il vostro avversario può avere diversi modi di negarvi questa possibilità in base a determinate abilità che magari vi rendono traumatizzata l'unità nel proseguo del turno. Quindi attenzione in questo caso. Nonostante questo, diciamo che vi dovete trovare bene o male nella terra di nessuno, quindi in fase avanzata di gioco. Andiamo poi con un bersaglio allettante, altra missione che sostanzialmente viene portata a termine nella terra di nessuno. In questo caso è il vostro avversario che decide quali fra gli obiettivi nella terra di nessuno dovete andare a controllare alla fine del turno. Se riuscite a portarlo a termine, comunque vi portate a casa 5 punti vittoria. Attenzione, perché qui il vostro avversario ha dalla parte del manico il coltello, perché potrebbe farvi esporre in maniera esagerata un'unità, o semplicemente scegliere un obiettivo che per qualche motivo vi sarà di difficile controllo, o perché si trova molto lontano, o perché banalmente ci si trovano sopra molte unità del suo esercito. Quindi attenzione a questa missione secondaria. A meno che il vostro avversario non sia di buon cuore, difficilmente farete punti vittoria. Se la pescate nei primi turni di gioco, probabilmente è un po' più semplice.
Se la pescata è in fase avanzata, è un po' complessa, diciamo intorno al terzo turno, nei turni finali del gioco riuscirete a portarla a termine solo se avrete ancora un buon numero di unità sul campo di battaglia ed eventualmente unità con una buona fase di movimento, con un buon quantitativo di pollici a disposizione. Abbiamo poi conquistare la terra di nessuno. Alla fine del turno, se controlliamo due o più segnalini nella terra di nessuno, portiamo a casa 5 punti vittoria. Se ne controlliamo uno solo, sostanzialmente facciamo 2 punti vittoria, anche questa secondaria da terra di nessuno, quindi nella metà campo del gioco. Assaltare obiettivo ostile. In questo caso andiamo a leggerla che cosa ci dice con precisione. Allora, alla fine del turno, se una delle due condizioni sono soddisfatte, se controlliamo uno o più obiettivi che erano controllati dal nostro avversario all'inizio del turno, facciamo 5 punti vittoria. Diversamente, se il nostro avversario non controlla alcun segnalino obiettivo e noi riusciamo a controllare un segnalino obiettivo che non controllavamo, riusciamo a portarci a casa anche qui 5 punti vittoria. Attenzione perché anche questa missione secondaria non può essere portata a termine nel primo battle round e questa come la missione secondaria dove si trova Defend the Stronghold, nel caso il gioco stesso, la carta stessa vi dice di rimescolare l'obiettivo all'interno delle missioni secondarie e pescarne un'altra. Allora, assaltare obiettivo ostile, questa qui chiaramente si fa in maniera più facile nella terra di nessuno, ok? Diciamo che è di quel tipo di categoria di gioco. Difendere la fortezza, la più banale, che ve l'ho appena citata. Anche questa nel primo turno di gioco non può essere portata a termine, quindi nel caso la rimescolate velocemente, questa è una missione secondaria che se viene pescata intorno al secondo o massimo terzo turno di battaglia è molto più semplice da fare perché controllate ancora, comunque avete la maggior parte del vostro esercito che si sta diciamo stiracchiando sul campo di battaglia, avete ancora la possibilità di avere delle unità arretrate. Ottima missione secondaria se avete un buon controllo campo, una buona interdizione da parte delle unità in riserva del nemico ed eventualmente delle unità del vostro esercito con Sticky Objective, ovvero quell'abilità che vi permette di controllare gli obiettivi anche se vi allontanate con le unità. In questo caso diventa molto più semplice portare a termine questa secondaria. Attenzione perché questa viene completata alla fine del turno dell'avversario, una delle poche eccezioni sulle carte di queste missioni secondarie, se riuscite a portarla a termine, avrete dalla vostra 3 punti vittoria. Abbiamo poi la penultima, abbattetelo. In questo caso dipende interamente se il vostro avversario ha ancora unità, mostro o veicolo sul campo di battaglia. Potete portare a casa un massimo di 8 punti vittoria. 2 di base più 1 se state giocando le missioni tattiche, come è l'esempio che vi sto facendo, e poi un punto vittoria aggiuntivo cumulativo nel caso il modello abbia 10 ferite, 15 ferite o addirittura 20 o più ferite, fino a un massimo totale ipotetico di 6 punti vittoria per singolo pezzo. Attenzione perché nel caso chiaramente il vostro avversario non abbia mostri o veicoli o siano già stati distrutti o eventualmente non avete più la possibilità o non avete proprio la possibilità di distruggere quei particolari pezzi, scartatela subito, immediatamente. Chiudiamo con estendere le linee di battaglia. Questa anche è una sorta di ibrido perché se controlliamo uno o più segnalini nella nostra zona di schieramento e uno o più segnalini nella terra di nessuno facciamo 5 punti vittoria. Se controlliamo un segnalino semplicemente nella terra di nessuno facciamo 2 punti vittoria. Quindi questa anche è chiaramente una missione da terra di nessuno. Come vedete,
logica finale, come conclusione del ragionamento di questo video in particolare, come vedete, le missioni all'interno della zona di schieramento del vostro avversario o nella vostra zona di schieramento sono pochissime, quindi diciamo che nella maggior parte del tempo dovrete o fare danni al vostro avversario perché pescherete delle missioni specifiche in questo senso, o dovete semplicemente avere abbastanza unità da poterle spostare sul campo di battaglia, o comunque nella stragrande maggioranza dei casi, perché ne avete 6 su 16 totali, dovrete semplicemente trovarvi nella terra di nessuno, nella zona di metà campo, e a quel punto fare determinate azioni o distruggere determinate cose nello specifico, ma in quella zona di campo. Che cosa se ne deduce? Che il gioco è diventato molto più aggressivo di prima, perché come vedete, diciamo, le missioni di missioni completamente passive ce ne sono pochissime, sono sostanzialmente 4 nel totale dei 16, delle 16 missioni a disposizione, e assolutamente una sola nella vostra zona di schieramento, quindi attenzione, non c'è questa grande necessità di tenere il controllo nella vostra zona di schieramento, a meno che chiaramente la missione primaria non ve lo richieda. Nella terra di nessuno, come vedete, ci sarà la maggior parte dello scontro sia per controllo campo che per danni. Chiaramente se vi trovate nella terra di nessuno sarà più semplice che riuscirete a portare danno alle vostre alle unità del vostro nemico. Nella zona di schieramento del vostro avversario comunque abbiamo delle secondarie, fra cui anche alcune di queste qui sopra, che possiamo portare a termine, quindi attenzione, se ancora non le avete pescate cercate di spingervi più in là possibile. Se le avete già pescate e le avete scartate o le avete già portate a termine, non c'è necessità che vi spingiate fin lì giù, ma cercate di controllare con più sicurezza sempre la terra di nessuno, quindi diciamo la zona a metà campo, cosa che comunque anche con numerose missioni primarie il gioco vi spinge a fare. Diversamente, attenzione rispetto a prima, ci sono diverse missioni secondarie che siete obbligati a fare, per cui dovete fare danno al vostro avversario, quindi rispetto a prima non potete fare delle liste totalmente da gioco passivo, e quindi da gioco che si concentra quasi totalmente sul controllo del campo, perché ne avete sostanzialmente diverse, ok? Però quelle che non dipendono in nessuna maniera dal vostro nemico sono in effetti solo 3, non sono neanche proprio facilissime, soprattutto indagare sui segnali. Quindi attenzione, quando state giocando abbiate ben presente quello che avete fatto, e quindi la pila degli scarti, quello che avete davanti e quindi la fattibilità di quello che dovete fare in questo turno, e quello che eventualmente avete ancora nel mazzo, perché potete scartare una secondaria e pescarne un'altra, o eventualmente dovete in questo turno già muovervi per il turno successivo, perché sapete che magari avete ancora dentro entrambe le missioni nella zona di schieramento dell'avversario, e quindi vi premunite, portate i pezzi già verso la zona di schieramento dell'avversario, o ancora vi manca di difendere la fortezza, quindi dovete ancora tenere dietro qualche cosa per cercare di fare quei punti vittoria. O attenzione, se avete magari delle missioni che prevedono ancora che facciate dei danni al vostro nemico, dovete ancora avere nell'esercito, fra le unità che avete, qualche cosa che eventualmente possa nuocere all'unità dell'avversario, a determinate unità dell'avversario. Chiaramente questo è comunque un sistema che per forza di cose è legato un po' alla fortuna, alla sfortuna delle pescate, così come chiaramente vi capita poi la fortuna o la sfortuna dei tiri di dado durante la battaglia. È chiaro però che questa cosa può essere controllata con gli scarti a fine turno, come vi ho detto, regola generale, se non l'avete portata a termine in questo turno scartatela senza troppi problemi,
Diversamente, se ancora non avete avuto la possibilità di utilizzare lo stratagemma che vi fa scartare nella fase comando, utilizzatelo anche nel primo turno per scartare cose veramente infattibili. Sicuramente ne beneficerete in maniera statistica nel proseguo della partita. Facciamo finta, esempio, come dicevo prima, catturare l'avamposto nemico, lo tirate fuori, lo pescate di primo turno, scartatelo subito, perché il vostro nemico si può fortificare sull'obiettivo, dovete comunque arrivare dall'altra parte dell'avversario, dovete comunque avere unità sufficienti a controllarlo. Se lo pescate subito, scartatelo subito e vi togliete il pensiero. Avete comunque meno problemi poi nel proseguo della partita, perché sapete che avete una missione secondaria in meno da dover fare nella zona di schieramento dell'avversario e quindi vi potete concentrare su cose più fattibili. Non ultimo il fatto che, scartando questo qui, andate a pescare subito un'altra missione secondaria e quindi andate ad assottigliare ulteriormente quello che dovete fare poi nel proseguo della partita. Spero che questo video vi sia di vostro gradimento, vi sia stato utile come al solito. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per le eventuali iscrizioni. Se vi è piaciuto il video, chiaramente lasciate un pollice in su. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivete nei commenti. Ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao ciao a tutti quanti, alla prossima.